Arile è un paese della provincia di Potenza che si adagia sulle pendici del Monte Vulture. Il paesino esisteva già nel lontano XII secolo, come è possibile desumere da un'antica attestazione datata 11 giugno 1152, firmata da Papa Eugenio III, il quale censì casali e parrocchie comprese nella giurisdizione ecclesiastica del vescovo di Rapolla. Nel corso dei secoli XV e XVI, in seguito alla caduta di Scutari e Corone, la regione del Vulture fu invasa da gruppi di albanesi in fuga dalla madrepatria a causa di brutali e continue invasioni turche. Il territorio fu più tardi feudo appartenente alla famiglia Caracciolo prima e alla dinastia De Caraffa poi. Ancora oggi la popolazione sente una propria identità etnica, culturale, linguistica e religiosa risalente all'Albania, ma già dal secolo XVII ha perso il rito sacro di matrice greca. Il mio desiderio è quello di lanciare un messaggio perché Barile possa avere una visibilità che è molto più ampia attraverso questo programma che abbiamo posto in essere. Visibilità legata a delle tendenze naturali, paesaggistiche, alla cultura stessa del nostro paese e alla meravigliosa situazione nella quale la comunità vive. La storia di Barile la si vive attraverso la visitazione dei monumenti, attraverso la cultura anche della comunità stessa. Voi sapete che siamo una comunità Arbresh e da quella scaturisce una serie di tematiche che rappresentano la nostra cultura, in particolare la Sacra Rappresentazione, in particolare tutte le nostre attività anche agricole, l'olio, il vino, l'aglianico, mi permettete, che è stato definito il Barolo del Sud, e sotto questo aspetto ecco, noi vorremmo anche attraverso un paesaggio e un iter turistico cercare di invitarvi a venire a conoscere Barile, la disponibilità, la comunicabilità, la genuinità di questo popolo laborioso e soprattutto anche noi amministratori che vorremmo far crescere la comunità e crescere attraverso la comunità senza alcuna presunzione, senza campanili. Grazie. In questo momento ci troviamo in una mostra civiltà contadina che è stata allestita dalla Proloco a cura del Presidente con una grande soddisfazione, di cui questo poi fa parte sempre della nostra cultura al Brescia, con dei mobili antichi, sarebbe la madia, in italiano la madia però si chiama bastapan, un comò, poi c'è il letto anche antico, con una casapanga e tutta un'attrezzatura, alcuni pezzi per l'attrezzatura del vino e della nostra cultura contadina. Noi come Proloco ne siamo orgogliosi di presentare sempre sia i nostri prodotti che anche la nostra cultura. Vedi a caso, facciamo ogni anno a ottobre la nostra Sagra dell'Aglianico, in cui con i nostri prodotti tipici facciamo assaggiare al pubblico, e il nostro piatto al Brescia preferito è Tumaz Matul, che sarebbero poi tagliatelle con la molica del pane, che i nostri antenati usavano per prepararli durante la Quaresima. Almeno la nostra tradizione ci dice che non si doveva mangiare carne, però noi pensiamo che, a parte che non si doveva mangiare carne, era perché non c'era la possibilità di poterla comprare. A parte questo, facciamo anche altre manifestazioni, sempre per quanto riguarda la cultura al Brescia, e di cui poi vi parleranno anche altri esponenti, che sarebbero per esempio il passaggio delle bambole e altre cose.
anche a Barile abbiamo la fortuna di essere una comunità italiana naturalmente a tutti gli effetti, ma non rinneghiamo le nostre radici, le nostre origini con il mondo Arbresh. Un mondo Arbresh che affonda le sue radici già nel XV secolo, quando le truppe, i seguaci di Skanderbeg, sotto la spinta e l'occupazione musulmana dei turchi, abbandonarono le loro terre e approdarono nel meridione d'Italia, dove trovarono grande accoglienza perché erano alleati di Venezia e di Carlo V, ebbero tante franchigie per poter installarsi in queste terre. Barile ha avuto diversi flussi migratori, i primi nel 1478, 1534 fino al 1604-634, ed ogni gruppo che veniva portava con sé il proprio bagaglio territoriale di quelle zone, perché ognuno aveva una collocazione territoriale all'interno dell'Albania, dell'Epiro si chiamava allora, e quindi hanno costituito una serie di ricchezze per la nostra terra. Noi qui abbiamo cercato di portare avanti questo discorso delle minoranze linguistiche anche attraverso la scuola, con un progetto Ethnos che dal 2003 abbiamo portato avanti, anche abbiamo dato il nostro contributo come esperti, ed i bambini si sono entusiasmati, bambini anche non nati a Barile, anche con genitori provenienti da altri comuni, si sono cimentati nella fonetica, nella piacevolezza di questo suono che a volte a tratti appare duro, ma che poi ha tutta una sua sonorità, una sua poesia. Abbiamo tentato di portare di rivalutare le nostre tradizioni in particolare attraverso degli scritti, ci sono state anche degli studenti universitari che hanno fatto delle tesi su questo specifico argomento, e con le proloco, con le amministrazioni comunali, con gli operatori culturali, ma soprattutto con i giovani si tenta di dare un impulso maggiore, non per tornare nostalgicamente ed infruttuosamente a delle radici che prese così non sembrerebbero, non significherebbero niente, ma proprio perché attraverso le radici, i valori dell'antichità, i valori delle nostre tradizioni, noi possiamo far affrontare meglio il futuro ai nostri ragazzi, con dei valori nuovi, più pregnanti, in una società dei consumi che talvolta rinega anche le origini più spicciole. Invece attraverso questo studio i giovani possono veramente capire da dove vengono, ma soprattutto dove vogliono andare. A Barile nel 2006 è stato istituito il primo sportello linguistico comunale di area Arbresh, in collaborazione con lo sportello regionale dell'alta formazione dell'Università degli Studi della Basilicata. Lo sportello nasce e scaturisce dalla legge nazionale 482 del 99, che appunto tutela le minoranze linguistiche culturali. L'attività dello sportello linguistico è tuttora in funzione, io sono l'operatrice linguistica sempre di area Arbresh. La funzione dello sportello comunale è quella di affiancare l'amministrazione nella promulgazione e nella diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni Arbresh, attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali per cercare appunto di preservare e di tramandare anche alle nuove generazioni la nostra cultura Arbresh. Per fare onore alle mie origini Arbresh ho sentito il bisogno di pubblicare, quindi di compilare la mia tesi di laurea proprio sulle comunità Arbresh in Basilicata, facendo ovviamente riferimento al caso specifico di Barile. La mia tesi è partita appunto da uno studio sulla cultura, sulla storia e sulle tradizioni Arbresh, per arrivare a uno studio più dettagliato sulla percezione che gli Arbresh hanno avuto dello spazio ambientale circa 500 anni fa, quando si sono insediati in questo territorio. Lo studio si è versato appunto nel cercare di capire perché i primi insediamenti Arbresh si sono stanziati in quel determinato punto del paese, quindi l'impatto che gli albanesi hanno avuto con questa nuova terra d'arrivo. Tra le più significative tradizioni popolari di Barile, certamente la più importante è la processione del Venerdì Santo, le cui origini risalgono probabilmente al 1600.
L'odierna sacra rappresentazione è il risultato di una serie di successivi adeguamenti di costume e di personaggi che ne hanno modificato le caratteristiche originarie. Ma nonostante i cambiamenti, questo evento viene annoverato fra i più caratteristici del genere proprio per la presenza, fra i personaggi classici del dramma evangelico, di altre figure della cultura e della simbologia popolare. Ogni personaggio rappresenta, un po' nella tradizione, un po' leggendo la Via Crucis di Nostro Signore, rappresenta i vari misteri che Gesù Cristo ha, le tappe della Via Crucis che Gesù Cristo ha percorso il giorno della sua passione. Quindi abbiamo Veronica, la donna che la tradizione, la Via Crucis vuole che asciugò il volto a Gesù, e sul suo grembiule venne impresso il suo volto. Gesù la premiò facendo imprimere il suo volto. Poi c'è la madre di Giovanni, madre di un apostolo che noi conosciamo, l'apostolo Giovanni. C'è la addolorata che avete appena intervistato. C'è la samaritana, quella donna che, pur non essendo giudea, diede l'acqua a Gesù, perché la samaritana faceva parte di un'altra tribù, e quel giorno invece diede da bere a Gesù e seguì Gesù sulla via del Calvario. C'è la Marta e ci sono le pie donne che Gesù incontrò lungo la strada. Poi ci sono i personaggi maschili, ci sono i due Cristi coperti che lo fanno, rappresentano questa figura per voto, e quindi nessuno conosce i loro nomi, li conosce solo il parroco. E c'è il Cristo, c'è il Pilato, tutte figure che hanno avuto una incidenza sulla passione di Cristo. La chiesa di San Nicola fu edificata in occasione della venuta dei greci albanesi da Scutari e da Croia tra il 1477 e il 1478. La chiesa originaria, in seguito ai terremoti, andò in rovina, perciò si pensò di dislocarla nell'odierna sede, dove è ancora possibile ammirare i tesori artistici che conserva. Ed è nata a Barile nel 2003, e lo scopo principale di questa associazione è proprio quello di recuperare e tramandare le tradizioni del nostro paese che sono di origine arbrescia. La nostra associazione ha recuperato varie tradizioni. La prima sono stati i canti che noi conoscevamo soltanto per tradizione orale. E poi grazie ai musicisti della zona hanno creato delle basi, e quindi oltre ad essere cantate sono anche accompagnate dalla musica. Oltre a canti tipici di Barile abbiamo raccolto anche altri canti dei paesi viciniori.
e anche altre, questa associazione è affiancata dalla scuola di danza diretta dal coreografo albanese Robert Lani, che si trova qui nella nostra comunità dal 1993, e grazie a lui abbiamo potuto riprendere delle danze che riproponiamo molto, molto spesso. Un'altra tradizione molto importante è quella del rito del battesimo delle bambole, che si tiene il 24 giugno in una località di Barile, nella parte più alta del nostro paese, appunto la stazione, perché anticamente lì c'era una chiesetta, la chiesa di San Pietro. Poi in seguito alla costruzione della ferrovia ad opera di Giustino Fortunato, questa chiesa è stata demolita e il rito si faceva proprio lì. Popolo San Giovanni, battesimo Stivano è stato battezzato e tutti i umani sono chiamati. E questo rito viene fatto tipicamente da due bambine, una rappresenta la mamma e l'altra rappresenta la madrina. E la cosa più bella è che si costruiscono delle bambole con materiale molto povero, tutto quello che si trovava in casa. La testa veniva fatta con il mestolo e soprattutto venivano usati gli indumenti dei bambini appena nati, quindi venivano utilizzate le fasce proprio per coprire le gambe del neonato, e noi abbiamo questo rito, è stato ripreso proprio dalla nostra associazione, e quindi tutti gli anni il 24 giugno facciamo questa bella manifestazione che poi si conclude con una merenda che facciamo tutti quanti, oppure si offrono dei dolci in segno di buon auspicio. Yo, 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 yo. Mi trovo a Barile dal 1993 con un invito del comune di Barile per lavorare e vivere qua, per riprendere le tradizioni della madrelingua. Sono venuto e subito abbiamo aperto la scuola di danza e cultura albanese. Da lì è partita questa iniziativa che continua ancora oggi. Dall'inizio siamo partiti solo con i bambini, dopo con i giovani, e più in là anche con le signore che voi li vedete oggi, che cantano e ballano. Le basi delle balie, delle musiche sono spesso albanese oppure arbresh, degli albanesi d'Italia. Normalmente esprimono la vita di questa popolazione, a base lirica festosa. Sempre troviamo il carattere dei balli mano a mano che conosciamo anche oggi in Albania. Spesso troviamo il fazzoletto come elemento di esprimere ancora di più questa gioia, ma anche come un elemento che prima la donna e l'uomo non si mantenevano per mano. Mano a mano è passato il tempo e gli anni, è tolto il fazzoletto e si è avvicinato la mano con l'altra mano dell'uomo. Oltre questi balli, noi abbiamo nel nostro repertorio anche balli che parlano per i riti del lavoro, i riti del lavoro domestico, per esempio la donna che fa la pasta, la donna che fa la farina, la vendemmia.
ed altri lavori e impegni nella vita dei contadini di una volta. Barile, Orar Brescia, storia e tradizioni di un popolo, rappresenta un importante lavoro di riscoperta, promozione e divulgazione della nostra comunità, della sua antica cultura Arbresh e del suo immenso patrimonio artistico, storico, folcloristico e produttivo. Una comunità senza radici non ha futuro. E proprio partendo dalle nostre origini Arbresh, con questo lavoro l'amministrazione comunale di Barile vuole tramandare alle nuove generazioni un importante e significativo bagaglio di elementi immateriali e materiali, utili per la crescita sociale, economica e produttiva dell'intero paese. Con orgoglio mostriamo quanto è bello e ricco il nostro paese, che ha un profondo legame con la terra, e proprio la terra ci offre i suoi prodotti migliori, che sono un vanto per l'intera comunità: l'olio extravergine del vulture DOP, l'aglianico del vulture DOC, il pane, i formaggi, i salumi, che rappresentano un'importante fonte di ricchezza insieme a tutte le altre importanti attività produttive della nostra comunità. Barile è a tutti gli effetti città dell'accoglienza e grazie al prezioso contributo delle associazioni, della Chiesa, delle istituzioni tutte, vogliamo salvaguardare questo principio e offrire alle nuove generazioni un bagaglio di valori e saperi che devono essere un punto di forza straordinario per affrontare le sfide della società moderna. La naturale ricchezza biologica dei terreni vulcanici, unita alla tradizionale abilità nel produrre vino, possono dare a Barile il giusto merito di chiamarsi anche città del vino, ed è per questo che ivi ha sede il Consorzio Viticoltori Associati del Vulture. Ed è sempre il terreno vulcanico che regala a Barile un'altra delle sue gemme, l'olivo. È da questo albero che viene stillato un olio che viene ottenuto da procedimenti attenti e rispettosi di una tradizione che non può essere dimenticata. Oro giallo dalla fragranza inconfondibile, un tesoro di inestimabile valore in tempi di alimenti dalla dubbia origine. Barile, una forte identità vissuta con calore dai propri abitanti che nel Dedalo di vicoli suggestivi perpetuano la tradizione di una storia secolare.